Siamo di fronte alla casa forte medievale Grand Masun, che è un edificio storico di grande importanza per la comunità caremese, risale al 1404 e questo edificio è inserito, il recupero di questo edificio è inserito nel progetto Strada dei Vigneti Alpini, un progetto Alcotra, con capofila la città metropolitana di Torino e partner anche il comune di Carema. Questo edificio ospiterà un museo multimediale interattivo dove si potrà così ricostruire un po' tutta la storia della viticoltura di Carema e non solo, ma di tutto il paesaggio terrazzato della nostra zona. Quest'anno a Carema, dalla metà di settembre, si celebrerà la 65esima edizione della Festa dell'Uva, che coincide con i 50 anni di riconoscimento della DOC Carema. Ci saranno tutta una serie di festeggiamenti molto importanti con eventi culturali di rilievo, tra cui ci sarà un convegno sui paesaggi, sulla viticoltura eroica e paesaggi terrazzati, il caso Carema. Questo convegno rientra in quello che è il progetto Alcotra, la strada dei vigneti alpini. In questo contesto si approfondirà effettivamente quello che è lo sviluppo del territorio e la sua valorizzazione, perché il territorio nostro è un territorio molto particolare, però estremamente delicato, quindi richiede continuamente attenzioni e cure.